Allora, dopo diversi anni si riunisce a noi Alfredo Di Stasio. Eccolo qua. È tra i soci fondatori del NAUG, quindi in effetti se siamo qua è anche merito suo e di altri ragazzi che nel 2000, inizi 2000, nel 2002-2003 hanno avuto questa bella pensata, ok, facciamo Napoli Linux Service, ce n'è anche un altro laggiù di vecchia data, va bene così. E insomma, dopo un bel po' di tempo, Alfredo si è un attimo riunito, è tornato un attimo al tempo. E adesso ci farà vedere una cosa, un progetto che secondo me è molto interessante. Si tratta praticamente di una biblioteca, gestisce un gestore di una biblioteca per studenti, ed è stato messo in piedi questo progetto dal collettivo MSA, Monte Sant'Angelo Club. Giusto, Alfredo? Sì, allora, sempre per i dovuti tempi tecnici, giusto qualche minuto. Diciamo che giustamente la token è formattato come un file system Linux, quindi Windows è un... Lo scherzo l'ho fatto lì. Quindi tu come risolto? Io risolto mettendolo su questo computer. No, sono sul portale della come risolto? Marco, ho preso il portale del basta un browser, basta un browser è attaccato al... è differente, ma basta che faccio, basta che ci sta... Vabbè, sì, teoricamente possiamo anche iniziare... Vabbè, mentre facciamo poi iniziamo a parlare, faccio il giro tranquillamente. C'è la dama... Allora, adesso non ci sono perché sto facendo un giro. Eccomi che rispunto dalle pareti. Io sono Alfredo, conosciuto più che altro come Bisco, che è il mio nickname. Faccio parte del MSAC, che è una club che è nato nel 2010, quindi 4 anni fa. Da un gruppo, un collettivo dell'Università di Monte Sant'Angelo, che ha occupato un'aula che è l'aula C4, dove potete andare tutti i giorni, praticamente, giusto Stefano, è aperto tutti i giorni, e dove potete studiare, crescere, fare cose interessanti, perché è un'aula tutta dedicata agli studenti, e quindi da libero accesso da inizio mattina. L'MSAC è un gruppo, un hack club più che tecnico, è nato come braccio tecnico di un gruppo politico, in quanto si basa sulla presenza delle persone che fanno parte del collettivo studenti Federico II, che sono attenti alle tematiche degli studenti e a quello che può essere il comportamento anche dell'università nei confronti degli studenti, dove ci sono tante mancanze. Però di questo magari ne sa parlare molto meglio Stefano. Se passiamo alle slide, sicuramente... Praticamente, diciamo, noi siamo nati nel 2010 da un gruppo di studenti di informatica che frequentavano questa occupata di cui parlavamo prima, e quindi ci siamo incontrati, ci siamo ritrovati a vivere le stesse, diciamo, difficoltà, le stesse, diciamo, spinte che ci legavano, diciamo, un percorso informativo comune, e quindi abbiamo iniziato a ragionare anche su quanto potesse essere per noi, diciamo, migliorabile, diciamo, la vita universitaria che stiamo facendo. E infatti, diciamo, spesso ci ritroviamo a sia studiare insieme cose curricolari, sia a studiare per fatti nostri altre, diciamo, tematiche. E Colibri nasce proprio da questo, dall'esigenza degli studenti di poter costruire qualcosa che ritengono essere valido, e appunto la sua realizzazione tecnica, che è appunto questo software di catalogazione biblioteca che gestite. Scomparsa, ci dovrebbe essere qua delle slide, quindi diciamo possiamo anche andare al ruota, domani è andata. Vabbè, praticamente, diciamo, le biblioteche autogestite nascono come, diciamo, risposta alla mancanza, non so chi di voi frequenta abitualmente l'università, chi studia all'università, nascono proprio per affrontare questa mancanza di biblioteche, di luoghi in cui studiare e
di materiale didattico che l'università dovrebbe fornire per poter permettere gli studi a chiunque, diciamo, e non solo a chi vuole, diciamo, affrontare la spesa dei libri. E quindi nascono, da, cioè, nascono svariati anni fa, e nel corso degli anni hanno sempre visto aumentare i loro volumi. L'ACLAB interviene proprio in questo, a fornire questo strumento di catalogazione raggiungibile dal web, in modo tale che chiunque possa ricercarselo praticamente comodamente da casa e poi poter interagire con il posto in cui si trova il libro fisico. Vabbè, questa cosa l'abbiamo detta, andiamo avanti. Sì, infatti non, diciamo, gli studenti lavorano appunto su svariate cose, non solo sulle biblioteche, e quindi ci piacerebbe anche portare qui questo percorso che ci auguriamo possa essere esteso a quanta più gente possibile attraverso questo canale informatico che comunque abbiamo adottato per il disattacco. Sì, in effetti ci siamo trovati di fronte a una situazione particolare. La situazione particolare è che l'università ha lasciato incustoditi e praticamente ingestiti centinaia di libri, non so esattamente quanti li contiamo, però solo da lettere ci sono alcuni anche molto antichi. 10.000. Siamo a 10.000 libri, 10.000 libri, che è una quantità enorme di testi. Che non sono assolutamente più gestiti dall'università. E il collettivo ha preso in gestione autonomamente, senza chiaramente chiedere niente, permesso a nessuno, e queste biblioteche, da cui una grandissima veramente a lettere, a porta di massa, è veramente grande. E quindi è nata l'esigenza di fare una catalogazione di questi libri. Quindi da un'esigenza molto anche particolare, perché non ci si aspetta che un ente che dovrebbe fornire cultura non ci sia attenzione alla cultura stessa, quindi a ciò che viene, a ciò che è il mezzo di trasporto della cultura che è tutto. L'esigenza tecnica era relativamente semplice, quindi un software di biblioteca, catalogazione di libri, sapere dove sono i libri, se c'è quel libro, e in quale delle biblioteche è possibile reperirlo. Uno dei motivi, diciamo, di questa cosa è questo progetto è capire anche quanto costa realmente lo studente studiare. I libri costano tanto, li si può fotocopiare, li si può avere prestati, però costa. Diciamo la spinta, il volano è dato anche dal fatto che ci si può prendere in prestito un libro oppure comprarlo, perché magari quel libro non c'è in biblioteca, lo si compra magari facendo anche colletta, non è detto che bisogna comprarlo necessariamente in singolo, si studia da quel libro, quando si è fatto l'esame semplicemente lo si pone in una biblioteca, poi magari da quel libro si fanno le fotocopie, quindi si ha in più biblioteche. Non è certamente una cosa che fa piacere agli editori, però lo studio è diventato una cosa per ricchi e questa cosa non va bene per nulla, perché la cultura dovrebbe essere libera e accessibile a tutti. Quindi c'è la semplificazione attraverso un software finalmente banale, come dicevo prima, di avere il volume nella ricerca e la catalogazione di questi. Gli obiettivi che si pone con i libri, dare appunto la possibilità a tutti gli studenti di poter prendere in prestito anche per studiarci una settimana, quanti giorni, un mese, che bisogna fare l'esame, di un toglio di testo, e far aggregare gruppi di persone che gestiscono biblioteche distanti tra loro, proprio geograficamente, quindi anche se nella stessa città, non è detto che si faccia parte dello stesso gruppo. Quindi unificare anche i gruppi è una cosa che è un effetto collaterale, diciamo così, del software, ed è diventato, che quando inizia a mettere un effetto collaterale, uno dei motivi principali del progetto. E appunto anche valorizzare tutte le biblioteche esistenti che, appunto, come diceva prima Visco, erano lasciate in custodite, erano abbandonate e appunto
rese di fatto inaccessibili. Lui non si conosceva nemmeno l'esistenza, quindi cioè io per esempio personalmente non sapevo che ci fosse una biblioteca custodita da parte dell'università. Per me è stata una cosa, non mi ricordo che abbia quasi solo un è assurdo che questa lì. La parte tecnica, il software non è niente di che, stiamo parlando di un software ancora in fase di sviluppo, scritto a poche mani in realtà, anche se la tendenza è quella di fare tutto in modo partecipativo all'interno dell'Apple, però le conoscenze non sono alla portata di tutti, nel senso che non tutti sanno sviluppare un determinato linguaggio, non tutti hanno la conoscenza sistemistica, non tutti hanno anche una conoscenza che può essere semplicemente logistica per gestire una cosa del genere. Però tutti hanno dato una mano. Il software è scritto attualmente in un linguaggio PHP, MySQL, quindi una classica infrastruttura LAMP, quindi in questo caso Linux, la pace del sito di PHP. Stiamo scrivendo, cerchiamo di scrivere una nuova versione dello stesso software in Python. Perché in Python? Perché non mi conta la questione tecnica, perché non è importante, nel senso che non è importante la scelta del linguaggio, è importante che Python, che è uno dei linguaggi più utilizzati attualmente nel mondo del lavoro, non venga assolutamente trattato come tematica all'interno dell'università. Quindi la Verdanda sta facendo un percorso che si chiama appunto percorsi anche in cui si studia insieme un linguaggio di programmazione con l'obiettivo di riscrivere quello di prima. Questa cosa porta vari vantaggi. Il primo è che gli studenti o comunque chi partecipa all'ATLAB impara cose nuove, quindi cresce sia tecnicamente che diciamo come persona, quindi c'è anche una crescita personale, perché si impara a fare cose insieme, in un gruppo. In un periodo in cui si tende a essere sempre più connessi in maniera non fisica, in questo caso ci si incontra il giovedì, credo, se non ricordo male, mattina, giovedì alle 11 quando va bene, alle 11 abbondanti, in mattina a studiare, facendo quindi una volta a settimana un percorso di un paio d'ore in cui insieme, dove c'è chi sa più cose, chi ne sa meno impara, chi sa più trova a spendere qualche parola per imparare un linguaggio di programmazione nuovo. Le biblioteche che aderiscono a questo progetto attualmente sono, come vedete, più che altro biblioteche universitarie e anche non a Napoli, ci sta il centro di documentazione a Padova, dove è stato portato qualche tempo fa questo progetto da un gruppo di elementi, da una parte del gruppo di universitari, che è stato chiuso a Padova durante un evento, e è installato e confermato con i libri, sono pochi comandi. Però alla fine il vantaggio è che si può sapere che a Padova c'è quel libro e in qualche maniera se serve si riesce a procurarlo, cosa che in altri momenti sarebbe stato impensabile. Il discorso appunto era questo, diciamo, presentare anche un po' l'app, quindi chiunque voglia partecipare può fare riferimento sia al sito ma sia, diciamo, l'assemblea settimanale che facciamo il giovedì sera a mezza quadra, a mezzo 14, comunque tutte le informazioni sono reperibili sia in mailing list aperta sia sul sito. E diciamo, l'obiettivo era anche un po' questo, poter incontrare studenti e comunque gente che frequentasse l'università, ma non solo, che potesse interessare a un percorso del genere. L'ultima cosa è quella dell'hack meeting. Sì, Hack Meeting non so se conoscete come evento, è un evento che si tiene itinerante una volta l'anno, è un evento totalmente libero, è organizzato da tutti, è autogestito, auto-organizzato ed è un evento di contributi digitali e non. Quest'anno probabilmente si potrebbe tenere qua a Napoli ed è una cosa molto importante perché l'ultimo è stato fatto nel 2004 qui a Napoli. È un evento che nell'ambito del hacking, che può essere, come
credo sappiate, sia l'hacking dato informatico, quindi la persona o comunque l'azione a capire come funziona un sistema, cercare di trovare falle o comunque quello di costruirlo, e hacking anche riparare biciclette o fare il pane, perché la diffusione della cultura e del sapere è alla base del movimento hacker, questo in generale, che non è un po' da differenziare da quello che viene promosso dai mass media, che identificano l'hacker come la persona cattiva che buca il sito, che ruba i dati, eccetera. Non è così. L'hacker è quello che cerca di capire cosa ha di fronte, cerca di trovare problemi per risolverli, per migliorare quello che c'ha davanti, e quindi e diffondere poi una conoscenza. Tante cose nel mondo del software libero vanno avanti perché chi fa software libero è un hacker. Prima di tutto è un hacker, prima di essere uno sviluppatore, prima di essere un sistemista, prima di essere qualsiasi personaggio all'interno di una struttura informatica, è un hacker, è una mentalità, un'attitudine. E quindi questo evento importante che è a Q-Meeting, probabilmente quest'anno l'ha fatto a Napoli, l'anno scorso purtroppo c'erano tra virgolette soffiato Bologna, quindi c'era questo contest tra virgolette. E niente, se ci sono domande siamo anche qui per rispondere. Grazie.